Ciao a tutti, torniamo a parlare della collezione natalizia di Kiko, perché sono uscite finalmente le palette, quelle da 3 ombretti e quelle da 9 colori. Comunque Kiko ci sta facendo un po' diventare matta, almeno a me è sicuro. Infatti adesso c'è il Black Friday, oggi, domani e mi sembra fino a domenica, e c'è la promozione, quella che ci piace tanto. Prendi 6 prodotti e ne paghi solo 3, e su tutto, anche sull'ultima collezione. Sono corsa in negozio, ma in negozio purtroppo alcuni prodotti non ce li hanno, sono disponibili soltanto sul sito. Infatti, delusione, sono tornata a casa, ho guardato bene sul sito, alla fine ho fatto l'ordine online, non c'era altra scelta per approfittare di questa promozione. E ovviamente ho messo dentro nel mio carrello i prodotti che ancora non avevo preso, degli altri prodotti, per esempio un altro rossetto, ho messo delle altre palettine, il blush quello con il mini kabuki, vabbè, ma comunque questa cosa poi di questa cosa vi parlerò in un altro video. Quindi insomma succede che passi in negozio e trovi delle cose che sul sito non ci sono. Per esempio, questa cosa è successa con la palette 9 colori, questa qua che ora vi farò vedere. E passavo in negozio e l'ho trovata, ma sul sito non c'era, è diventata disponibile sul sito, mi pare da ieri. Poi invece vai in negozio pensando che ci siano i prodotti, quelli che ci sono sul sito, e invece non ci sono. Insomma, in un modo o nell'altro, insomma, non ci si capisce niente quest'anno con Kiko. Poi, tra l'altro, anche le palette devono uscire a dicembre, invece sono già uscite. Insomma, un po' di pasticci. Vabbè, ma comunque, a parte questo discorso, insomma. Intanto inizio a fare. Volevo fare il video completo anche con i prodotti, con gli altri prodotti che mi interessavano. Quindi pensavo di tornare a casa con il mio sacchettino e di fare un video più completo. E invece, alla fine, niente, ora dovrò aspettare la consegna la prossima settimana. Quindi, vabbè, inizio a fare il video con quello, con quello che ho. E poi ne farò un altro eventualmente con le altre cose. Allora, parliamo appunto delle palettine. La palettina a 3 colori con i 3 ombretti cotti. Del quale ho perso il pennellino che era qui. Vabbè, allora, la palettina è questa. Le scatole sono così. Della palette 9 colori, della palette 3 con 3 ombretti. Carine, bello, mi piace questo rosso e nero. Mi piace molto, sempre con la velina all'interno per proteggere il prodotto. Quindi le palette 3 colori sono queste. Sono fatte così. Specchio, naturalmente, e i 3 ombretti. Io ho scelto questo colore che è lo 01 Gleaming Burgundy. Quindi sul Borgogna, ma ora sono disponibili altri 5 colori, sono 6 colori in tutto. Allora, l'ho utilizzata per truccarmi adesso, proprio velocemente. Si sfumano benissimo, sono pigmentate, non sono polverose, si possono usare sia asciutte che bagnate. Infatti io quello più chiaro l'ho messo appunto bagnato per intensificare il colore. I colori sono appunto questi. Eccoli qua. Questo qui che si può utilizzare come illuminante o nell'angolo interno, io l'ho usato appunto al centro della palpebra. Poi c'è questo e questo invece che si può utilizzare per scurire un po' la parte esterna dell'occhio. Comunque con questi 3 colori si può fare già un trucco. Pigmentazione non manca, mi piace molto. Peccato che anche questa palette costi 15 euro. Contiene solo 3 colori, ma costa 15 euro. A me piace moltissimo comunque. E ora appunto ho preso altri colori, magari pensavo anche di regalarla. Vabbè. Poi, palette 9 colori, invece che a me ha veramente proprio rubato il cuore, come si dice, perché
La trovo molto bella. Peccato che l'abbia già fatta cadere un paio di volte per terra, purtroppo, e quindi è in condizioni un pochino, insomma, non tanto belle, purtroppo. È delicata, è una palette delicata. E deve essere stata. Non so. Vedete che è proprio a pezzi. Pensavo di salvarla in qualche modo, ma. So, è molto delicata. Speriamo che quella che arriverà via corriere non subisca dei danni perché insomma sono un pochino delicate. Mi dispiace farvela vedere in queste condizioni, ma comprando un altro uguale proprio, insomma, costa 25 euro questa palette. Comunque, anche questa è molto bella con questo specchio. Dimensione è come la terra, come la terra, sì, penso che sia uguale. Solo che quella è rossa e i colori sono questi, appunto. Questa è una palette con dei toni più freddi, l'altra invece è colori nude, un pochino più caldi. Allora, facciamo che faccio tutti gli swatch un attimino per non perdere troppo tempo e ve li faccio vedere. Eccomi qua, purtroppo niente, proprio sono cadute proprio le cialdine, per cui questo che si vede è il fondo della palette, quindi niente, purtroppo questi due colori li ho completamente persi. Vabbè, pazienza, pazienza. Questi sono i colori, gli 8 più quello centrale, che è questo qua. Come vedete la pigmentazione non è altissima, è discreta. Però sono degli ombretti molto comunque luminosi e che si sfumano benissimo. Quindi, boh, penso che sia una buona palette, insomma. A me, dico la verità, mi ha conquistato appunto più esteticamente, quindi più per più per come è fatta, più per l'abbinamento dei colori, più per appunto il packaging esterno. L'avrei comprata in ogni caso anche se non fosse stata buona, insomma, uno scrivente. Però in realtà è comunque una palette, insomma, che si comporta direi abbastanza bene, ecco, perché i colori, appunto, pur non essendo molto intensi, sono comunque belli, sfumabili, luminosi e che lasciano la palpebra levigata, non raggrinzita. Quindi, peccato che costi 25 euro questa palette, ecco quello peccato veramente. È un po' costosetta, però mettendo insieme il tutto, il packaging e tutto, insomma, già vi dicevo in un precedente video, posso capire, insomma, perché il costo più alto. Niente, comunque, questi sono i colori. Non ve li descrivo, li vedete voi. Vabbè, pazienza per la mia palette che è finita male. Un periodo che mi cascano tutte le cose dalle mani. Oh, che dispiacere. Vabbè. Poi, fino a appunto martedì, mercoledì, martedì o mercoledì, adesso non mi ricordo esattamente. Comunque, comprando c'era la promozione, comprando due prodotti della collezione Natale, in omaggio c'era un mascara. Io l'ho guardati tutti, ci ho pensato un po', poi alla fine ho preso questo qua, che si chiama Volumize Plus Active Mascara, ed è un mascara che promette volume. Lo scovolino è fatto così, ad alberello. Non ne avevo ancora di mascara fatti così, con questo tipo di applicatore. E l'ho messo appunto adesso, la prima volta che lo utilizzo, e devo dire che non mi dispiace per niente. Anche se non vedo questo effetto di volume, boh, c'era scritto nella descrizione che le ciglia vengono ricoperte da uno strato di colore, quindi sembrano più voluminose, sembrano di più. Questa cosa non l'ho vista tanto. Però mi piace comunque l'effetto, perché riesco a prendere tutte le ciglia, è un pochino grande come applicatore, però comunque riesco a prendere tutte le ciglia, anche quelle sotto. E comunque sì, le ciglia sono
più lunghe, sembrano più lunghe. Quindi, boh, non so, lo proverò ancora, però non mi dispiace, poi comunque è in omaggio, costava credo su 7 euro. Me l'hanno regalato, quindi va benissimo così. E poi ho preso anche uno di questi nuovi rossetti, con questo nuovo pack, e io ho preso il numero 20, che è questo colore amaranto, questo, che è anche il rossetto che sto indossando, e devo dire che veramente mi ha stupito. L'ho messo anche la seconda volta che lo utilizzo, l'ho utilizzato già appunto quando l'ho preso un paio di giorni fa, l'ho tenuto tutto il giorno, ci ho mangiato, quindi è rimasto al suo posto, quindi ha superato anche la prova cibo, perciò devo dire che è ottimo questo rossetto. Costa 8,75 euro, una cosa del genere. E infatti ero tentata di prenderne altri, però vabbè, al momento va bene così. Mi piace tantissimo il pack. C'è qui questa finestrella per vedere il colore della... No, più che finestrella, proprio questa sagomina con il colore del rossetto, perché non è che si vede dentro, non è una tinta. Però si può vedere il colore del rossetto. Poi c'è questo tipo monetina con KK. Mi piace molto. Sono molto eleganti i pack che stanno facendo comunque ultimamente. Quindi super promosso questo rossetto, che appunto è di quelli degli, è uno degli Unlimited stilo, questi qua appunto, che hanno la scatola nera normale. Proprio belli. Niente, questo è tutto. Mi dispiace veramente ancora tantissimo per aver rotto la palette e quindi non ve l'ho potuta mostrare al meglio, ma insomma in queste condizioni, però veramente comprare un'altra al momento no. Poi magari più avanti se ci saranno altre promozioni. Adesso ho ordinato l'altra, quella con i colori nude, un pochino più caldi. Alla fine, visto che mi piace comunque tanto come palette, ho preso anche l'altra, appunto usufruendo degli sconti del Black Friday. E quindi niente, spero che comunque questo video vi possa essere utile, vi dia un'idea di questi prodotti. Lasciatemi un pollicino in su se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale per non perdere i prossimi video. Ci vediamo al prossimo. Ciao!